certo addormentarsi, scacciare la luna dalla finestra, mettere in contumacia le zanzare, stabilire per i gatti lo spazio notturno, zittire i malinconici cani dei vicini, chiudere l'udito a tutti i rumori, tranne a quello della pioggia, relegare tutti i pensieri angosciosi nel posto che gli spetta, nel tempo passato o futuro, sistemare i sentimenti nei reconditi meandri del cuore, in astucci chiusi a chiave fino all'alba, reprimere i dolori, controllare i desideri e superare le offese, non comporre poesie, afferrare il filo di una storia e inventare una favola, fungere da mamma a se stessi, essere la propria amata, coprire di baci il cuore insoddisfatto, coprire con una coperta le membra infreddolite, entrare nell'enclave monastica del buio e del silenzio, andare lontano, in capo al mondo, al confine dei sogni e dei non sogni, e magari ancora più lontano.